Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Sarò molto breve, vi voglio far vedere qualcosina. Dove sono? Sono al camping Bella Torino, blu lo vedete un po' addobbato per il Natale, ma in realtà io sto entrando nella sala dove ci troverete per questi due giorni, sabato e domenica, sabato 18, domenica 19, è giusto il calendario? Saremo qui con amici a mangiare, a goderci il camino là in fondo e insomma a chiacchierare un po' su quello che saranno un po' le vacanze, insomma i regali, è un po' quello che ci piace, perché a noi ci piace molto ciacciarare davanti al camino d'inverno. Ma non finisce qua, perché in realtà sono due giorni dove ognuno porta da mangiare, dove insomma saremo più di 20 persone. Il camping Bella Torino è aperto tutto l'anno e quindi offre tutti i servizi, carico scarico in piazzola, energia elettrica, bagni riscaldati, tanto per citarvene alcuni. State lì, perché adesso vi faccio vedere invece un'altra cosa. Allora, lui è blu, siete rimasti lì, vero? Lui è blu, l'abbiamo spostato, è addobbato per il Natale. Poi qui invece, allora, lui è Abo. Lui è il camper di mio papà. L'ho guidato. Non è facile, non perché sia difficile da guidare, è 20 cm più lungo di blu e largo 2 metri e 15, perché mio papà ha avuto il van per diversi anni e quindi se voi lo vedete di profilo è esattamente largo come un van. Alto 2,68 m, esattamente come un van, e 6,23 m di lunghezza, la via di mezzo tra il maxi van e il van medio per intenderci. È un Detlef e anche lui è addobbato per il Natale, ovviamente. Blu lo parcheggeremo nella piazzola accanto. Qui dormirà mia mamma, ma in realtà questo camper rimarrà con noi. Quando io venderò Blu tra un anno e mezzo, questo sarà l'erede di Blu a tutti gli effetti. Oh, poi invece qui abbiamo l'elemento disturbatore. Lei è nocciolina, l'avete già vista in altri video, è addobbata per il Natale, di giorno non ci sono accese, ma tutte le luci di contorno. Tutto è esattamente come nel 1982, cuscini compresi, tanto per darvi dei parametri. Che cosa è successo all'interno di Nocciolina? All'interno di Nocciolina è successo questo, che il letto singolo è diventata una bellissima dinette, è successo che c'è un riscaldatore a gasolio, una batteria e il frigo è diventato compressore, pur mantenendo il suo frigo originale, ho semplicemente installato un compressore dietro. Tutto è stato utilizzato riutilizzando il suo materiale, cioè il legname suo, per costruire questa nuova dinette per due e renderla assolutamente sfruttabile. Va bene, per questo è tutto, come dico io, fate i bravi. Ciao! Anzi no, Fe Veneni Badola.